riconosca in Rani l'onore delle armi, nel senso che contrariamente a molti suoi simili anche del PD ha fatto un gesto immediato che gli va riconosciuto. L'accusa è gravissima perché amministra la cosa pubblica, falso ideologico, insomma credo che sia uno dei reati peggiori. Adesso, guardando già avanti, bisogna andare a elezioni immediatamente. Questa regione non può aspettare oltre. Già siamo in una situazione quasi di amministrazione controllata da un paio d'anni. Adesso ci sono progetti importanti, il piano dei trasporti, il piano dei rifiuti, il piano di sviluppo rurale da approvare. Sono questioni che non possono assolutamente aspettare, per cui a novembre si può votare, ci sono i tempi, c'è la finestra elettorale, andiamo al voto subito. Era inevitabile che Errani si dimettesse, d'altronde la doppia morale del PD non poteva portare a una soluzione differente. Credo che in realtà cambi poco, perché questa gestione della giunta regionale fino ad oggi è stata davvero asfittica e si è fatto poco. Emilia Romagna può davvero riprendere un nuovo percorso. Da avvocato non commento mai le sentenze, mi limito a leggerle. Questa è una mia deformazione professionale, quindi non mi permetterei mai di sindacare una sentenza da parte degli organi giudiziari. Dico solo che oggi si apre una fase politica importante e che apre anche lo scenario del voto, dove comunque penso che sia la conseguenza naturale di quello che sta capitando, e onore alle armi al presidente Errani dimissionario. Sono contento e spero che questa legislatura possa andare al termine, perché da quando sono iniziate le inchieste sui consiglieri il consiglio era liquefatto. È stata la peggiore legislatura nella storia di questa regione ed è giusto che finisca in maniera anticipata. Mi preoccupa un po' adesso il vuoto normativo, non si capisce esattamente come si procederà. Il nostro statuto non prevede, non norma nel dettaglio queste situazioni, e io sono preoccupato per quei miliardi di euro dall'Europa che devono arrivare in regione, devono arrivare alle imprese, agli agricoltori. E spero che Errani nella sua tempistica tenga conto dell'approvazione di questi atti, nonché delle leggi che abbiamo in corso. L'unica preoccupazione è amministrativa, però comunque nel giro di breve bisogna chiudere, bisogna tornare al voto. Io penso, prima di tutto, di esprimere tutta la mia solidarietà personale e umana a Vasco Errani, che è anche un amico, ci conosciamo da 40 anni. E conosco l'onestà della persona, conosco la probità di una persona per la quale le dimissioni immediate sono una dimostrazione. Però c'è un problema che va nell'interesse della collettività, e fare in modo che gli ultimi 6 mesi di questa regione sia governata. E siccome, ripeto, la legge Severino non implica le dimissioni del Presidente per una condanna per falso in bilancio, condanna tutta da verificare ancora in terzo grado, io penso che Errani ci debba ripensare e portare questa regione a fine legislatura nell'interesse della collettività.